Pastareggia non si ferma più, quarta vittoria consecutiva, terza a domicilio per la Juve, che batte 81-76 la Granarolo e la ventesima affermazione su 52 sfide storiche disputate dei casertani contro la Virtus. Per Bologna si interrompe una striscia positiva che durava da 3 giornate. Inizio di gara equilibrato, più 1 per i felsinei dopo 8 minuti, più 3 al decimo. Nel secondo quarto i viaggianti tentavano la fuga, più 5. Immediata la risposta dei campani, break di 12-0 e più 7 nel computo generale. Ivanov era immarcabile per la retroguardia di Giorgio Valli, 27 punti a metà gara per il bulgaro, che era l'artefice assoluto del più 8 Juve Caserta del 18esimo, 44-36 al 20esimo, 14-27 da 2 per la compagine di Esposito, 6-21 per le Vunere. Nella ripresa i padroni di casa conservavano l'attivo accumulato con Vitali e Domerkant e nel finale di quarto allungavano sul più 10. Successivamente la Granarolo rientrava a meno 4 al 34esimo grazie ad un ottimo Reddick, ben supportato in attacco da Hasel, ma la Pastareggia restava lucida. Nel finale Scott, Domerkant e ancora Ivanov realizzavano i punti della sicurezza per la festa del Palamaggio. 24-40 da 2, 103 di valutazione per la Juve contro il 20-48 e 60 di valutazione di Bologna. 29 punti per Ivanov con 11-16 dal campo, 9 falli subiti e 36 di valutazione. 14-7 falli subiti per Vitali, 10-12 rimbalzi e 4 assist per Scott. Dall'altro lato 24 punti per Reddick con 9 palloni catturati e 7 falli subiti, 21 per Hasel, 12 rimbalzi di White. In classifica la Pastareggia sale a 8 punti, la Granarolo resta a 16.